Ciao a tutti ragazzi, io sono Maldexter, sono a darvi ancora una volta il benvenuto sul mio canale in questa nuova puntata di Pathfinder Kingmaker. Allora, su indicazioni di Harkless Harper, ho tolto le armi dal secondo slot ad alcuni personaggi come il nostro Harim e la nostra Lindsay, perché li appesantivano inutilmente e non avevano lo stesso effetto, non avevano l'effetto che io speravo. Dopodiché, cercando qua in giro, ho trovato nelle casse da queste parti, adesso non ricordo di preciso, sia il catrame da mettere qui all'ingresso che le trappole. Basta trovarle e ve le fa mettere in automatico, non c'è bisogno di fare chissà che. Quindi adesso abbiamo preparato le nostre trappole e andiamo a provare la Adventures await. a provare ad attaccare, scusate, ma è un attimo distratto, ad approvare il proseguio della nostra avventura. Togliamo la pausa e I'll make my own legend. parliamo con Leveton. Ok, diciamo che siamo pronti a far fronte all'attacco. Ok, beh, la Barbara è impaziente di iniziare a menare le mani. Lindsay sperava probabilmente in qualcosa di meglio, i draghi, va a sapere. questi sono semplici banditi, ma insomma, anche lei si rende conto che da qualche parte bisogna pur iniziare. Ok, lui vede che non ci facciamo intimidire e la sua signora gli dice: stai attento, ci dice a noi: stai attento, non permettere a Oleg di fare cose rischiose. Vedremo un po'. Svetlana, vai a nasconderti dentro, noi andremo incontro ai nostri ospiti. Ok, fine dialogo. Tempo trascorso 6 ore. Perfetto. Abbiamo attivato la trappola e vediamo che qua quanti banditi abbiamo. Intanto 1, 2, 3 e 4, pare solo 4. Questo attacca lui. Io direi che noi possiamo. Borken, lui con cosa lotta? Allora, tu intanto potresti. Lindsay, potresti sparare un ispirare coraggio. Ce la facciamo ispirare coraggio? Ce la facciamo ispirare. No, vabbè, non importa. No, ne arrivano tanti altri. Allora, tu riesci ad attaccare questo? Tu fermati. Come faccio a farti fermare? C'è un pulsante di stop. Proviamo a farlo mettere qua e tu vieni avanti. No, allora qua. Tu vieni qua, tu Serves you tiragli, right. vediamo un po'. Oh, porca. Ma lui lo posso. Ah, posso. Ah, ecco, qual è il problema? Che lui non posso. Amir, vieni qua.
No, 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 vai, vai qua, accidenti. Strike with all your might. You deserved it. Your life ebbs low. We won't falter. L'altro. They go down. Dunque, i miei ragazzi sono. Lui qua è sta attaccando. Lui sta attaccando. Amiri sta attaccando. Lui sta attaccando. Ok. Ah, ce n'è ancora qua, eh. Andiamo a menargli. We can do it! Ok, li abbiamo stramazzati tutti. La domanda è... Ah, lui sta bene. Stanno tutti bene. Noi raccattiamo tutto, che poi tanto lo vendiamo qua al nostro amico. Vediamo un po'. Oddio, sui combattimenti ho ancora parecchie... No, perché? Perché tu? Vediamo un po'. Holland Leveton respira affannosamente, ma agita i pugni con aria minacciosa. Brutti ratti, avete avuto quel che meritate, così imparerete a trattare la gente onesta come bestiame. E il nostro Bocken gli ha insegnato una cosetta o due. Ora, mio signore, dirigiti pure al secondo piano. Meriti un riposo ristoratore dopo una battaglia del genere. Io devo ripulire tutto. E questo per i vostri sforzi. Tergiversare per non accettarli sarebbe davvero offensivo. Prendeteli e basta. Un guadagno onesto per una battaglia ben combattuta. Se tutto fosse così lineare nella vita, le cose sarebbero più semplici e ci dà 100 monete d'oro. Fine dialogo. Dunque. Dopodiché... parliamo domani, ok. Ma noi a questo punto, con tutti gli oggetti che abbiamo raccattato, come siamo messi? Sì, abbiamo tutte cosine di cui ci facciamo... Mantello della resistenza. Questo a chi possiamo darlo? Cioè, più che altro dove... Dunque, mantello della resistenza... Un bono di resistenza prima di tutti di salvezza. Ah, ok. Buono. A chi possiamo darlo? Ma questo va... Ah, va qua, eh. Ok, e possiamo darlo a chiunque? Se noi lo dessimo al nostro amico... vediamo, ma le statistiche qua cambiano. Allora, classe armatura, vediamo un po' se mettendo il mantello cambia qualcosa. Tempra più 7, tempra più 6, aumenta la tempra. Va bene, diamoglielo al nostro amico. La tempra sono dei tiri salvezza. Ok, ah, che servono contro attacchi insoliti, che non so quale possa essere un attacco insolito, o magici, va bene. Un tiro salvezza, ok, va bene. Comunque noi per adesso lo diamo lui e vediamo un po'. Poi tutte ste cose, magari ci prenderemo delle armi perfette, eh.
Adesso non so lui se tenerglielo l'arco, e poi in realtà comunque. Allora, è sera e il tipo accetta di andare al secondo piano, quindi noi entriamo nella locanda, parliamo con Svetlana, vediamo un po', che sono contenta che tutto sia finito, parleremo domani. Ok, niente, qui non possiamo fare più nulla tranne andare al piano superiore a dormire, così ci ha detto il buon Oleg. Adesso qua c'è un baule. Applause, please. Gingillo d'oro, statuetta d'oro, ecco quello che vorrei capire: se io mi prendo sta roba qua, viene considerato un furto o... bella domanda, chi lo sa, oddio, a parte che se vogliamo qua... Anatema, questa potrebbe essere interessante, può essere usata da Harim. Tutti i nemici, un'esplosione di... Cioè, noi raccogliamo tutto per non sapere né leggere né scrivere, eh? Dopodiché, come si fa per andare a dormire? Ah, qua ci sono... Questo è guida per viaggiatori. Ah, bellino, questo ci dice cos'è un fuoco fatuo. Cos'è un lupo mannaro? Oh, abbiamo anche i lupi mannari. E preferiscono cacciare in gruppo, attaccare i viaggiatori solitari. Ed è tutto possibile che un accampamento o una pattuglia varisiana possa trasformarsi in un branco di ricanto più assetati di sangue sotto la copertura dell'oscurità. Le armi ordinarie hanno poche possibilità contro di loro, ma una lama d'argento aumenta notevolmente le possibilità di sopravvivenza. Invece il fuoco fatuo è un divertente globo luminoso che sembra innocuo e non suscita alcun sospetto naturale, finge di essere una luce guida nelle paludi, ma conduce viaggiatori a morte certa. La paura angosciante delle loro vittime è la fonte di nutrimento di questo mostro. Se riuscirete a resistere ai loro trucchi, assicurate di avere una protezione elettrica. Il mostro fulmina i visitatori che non riesce a indurre nel terrore. Vabbè, tutti i primordiali, potenti creature del regno primordiale, visitano occasionalmente questo mondo per divertirsi. È meglio stare alla larga da una creatura simile, non opponetevi, è estremamente pericoloso. Ma se c'è in gioco una vita, ricorrete al freddo acciaio. Va bene, io non so neanche io se prenderlo. Non so. Allora, vai a dormire. E andiamo a dormire. Ah, avevamo un incubo. Classico l'incubo. Un muro di nebbia naturalmente fitta ti circondava. Avanzava piano verso di te, facendosi sempre più opprimente. Uno sguardo veloce fuori dalla finestra e scopri che la nebbia non era frutto della tua immaginazione. Non era un sogno. E poi... il profilo semitrasparente di una bellissima ninfa ti appare davanti. Anche in questa forma spettrale appare chiaro che si esausta. Le sue spalle sono curve e i suoi grandi occhi blu spiccano come due tizzoni ardenti sulla carnagione pallida. Ascoltami, ti prego, ascoltami, puoi sentirmi, ti prego. La sua voce è poco più di un sussurro quando giunge alle tue orecchie. Sembra che solo tu possa vedere o sentire la ninfa. Chi sei? Chi sono io? Sono una lacrima versata dalla terra stessa, l'amaro sospiro della natura. Sono una ninfa, custode di quest'area. Una guardiana sconfitta. Puoi chiamarmi guardiana della fioritura se lo desideri. Che vuoi da me? Aiuto, salvezza, abbiamo un nemico comune. A lungo ho cercato qualcuno che potesse sconfiggerlo.
Quello che tu chiami Signore Cervo, come una tempesta colpisce spietatamente con raffiche e fulmini, il Signore Cervo crea il caos con le spade dei suoi servi, e non solo nel mondo delle persone, anche la terra soffre del male che lui reca con sé. Le mie foreste, i miei fiori soffocano in questa nebbia, presto anch'io svanirò, come l'ultimo raggio di luce svanisce al crepuscolo. Il signore Cervo è responsabile della nebbia in parte, vi nasconde la sua fortezza così come le sue azioni oscure, ma anche se colpevole non ha creato lui questa afflizione, è opera di un potente druido che ha tradito anche se stesso. Non so perché questo rinnegato non stia perdendo i suoi poteri, ma io non sono riuscito a sconfiggerlo. Come posso aiutarti? Siamo qua per questo. Questa nebbia avvolge, attorciglia, soffoca, se solo potessi scoprire come è stata creata, ma i miei poteri stanno svanendo, ho malapena la forza di manifestarmi a te. Tutto quello che so per certo è che da qualche parte in questa foresta si trova in una vecchia casa ed echeggia con i resti di uno strano potere. Il signor Cervo e il suo druido si nascondevano lì. La nebbia mi nasconde questo posto, ma posso indicarti l'accampamento dei banditi vicino al guado spina. Fatti dire dov'è questo posto. Vai lì, ascolta l'eco, capisci i sussurri, cerca tutto ciò che può indicarti come è stata creata la nebbia. Una volta che la nebbia si sarà diradata, la natura respirerà di nuovo e potrai trovare facilmente la strada per la fortezza del nostro comune nemico. Allora, abbiamo scoperto guado spina, abbiamo ottenuto 45 punti di esperienza. Va bene, capisci. Proviamo a dirgli anche questa cosa. Le scintille si illuminano e svaniscono nei grandi occhi della ninfa. La bellezza è così delicata, può essere facilmente schiacciata sotto i colpi del destino crudele, ma puoi salvarla dall'annullamento. Va bene, capisco. Addio. Non credo nel destino straniero, ma il nostro incontro sembra più di una coincidenza. Il sussurro della ninfa si fa sempre più flebile mentre lei svanisce. Località sicura, non ci sono minacce in questo luogo, una sorta di quartiere generale dove puoi preparare il tuo gruppo per una nuova missione. In questi luoghi i compagni non ti seguono e si occupano dei loro affari, puoi conversare liberamente con loro per conoscerli meglio. Una volta uscito da questo luogo e tornato alla mappa globale, potrai scegliere i compagni che vuoi portare con te. Interessante. Lasciando gli altri alla base. Ogni volta che incontrerai un nuovo compagno, ma non vorrai includerlo subito nel tuo gruppo, raggiungerai in autonomia la base e potrai essere scelto successivamente. Ah, ok. Quindi noi qua siamo da soli. Questa è la nostra base. Quindi verosimilmente potremo tornarci. Dove siano andati a dormire gli altri ragazzi non lo sappiamo. Io qua per uscire basta che vado qua, mi porta giù, ah ecco, è qua, ah, abbiamo altra gente, qui abbiamo Linzi, ah ok, vieni da qui, abbiamo già... Qual è il problema con l'anello che indossi sempre al dito? C'è un problema? Ah, questo, Linzi si prende il braccio per permetterti di vedere chiaramente l'anello. È un regalo del mio primo insegnante, è magico. Intriso niente meno che dei poteri di Shelling. Quando mi trovo nei guai mi trasporta in un posto sicuro. Dai, per favore, non arrabbiarti con me se improvvisamente sparissi da una vista. Ti aspetterò qui, prometto. Ah, va bene, quindi c'è la possibilità che questa, quando siamo nei guai, ciaone e torna a casa. Va bene. Solo non andare all'avventura senza di me. Certo, potrei semplicemente scrivere quel che mi racconti tu, ma se avessi voluto rimanere rinchiuso in una stanza polverosa, starei ancora a non fare durante le lezioni all'accademia. Ok, fine dialogo. Qui abbiamo quello che sembra un nuovo... possibile compagno di avventure, andiamo a parlarci. L'elfo ti scruta sbirciando attraverso i capelli arruffati che le cadono sul viso, quindi è un'elfa.
Ehi, sei un avventuriero, vero? Cerchi fortuna nelle terre rubate? Non sei l'unico del tuo genere qui. Ascolta un consiglio, tieni gli occhi aperti e guardati alle spalle. A volte quelli che si spacciano per amici sono più pericolosi dei tuoi nemici. A giudicare dalla voce dell'elfo, è ovvio che abbia iniziato la giornata scolando una brocca di vino. Chi sei, ubriacone? L'elfo mugugna. Hanori è il fulmi sguardo, tempo fa ero famosa in tutta Absalon. Absalon sarebbe, per oltre 4.000 anni, Absalon è stata la città al centro del mondo, e però una vetrina dei più grandi tesori di tutta Golarion, delle dimensioni di una metropoli. La città non solo detiene una posizione strategica per gli sforzi commerciali e militari nella regione, ma comprende il sito dell'ascensione di ben quattro divinità e si ritiene sia stata fondata niente meno che dall'ultimo Azlanti, il dio Araden. Ok. Va bene, patapim patapam. Ecco, intanto, dove eri quando l'avamposto è stato attaccato? Stavo cacciando, mi ero persa nella nebbia. È la prima volta che mi è capitato. Immagino di dover andare più piano con la birra, ma non pensare che avrei temuto una bella battaglia, se solo sapessi quanto mi manca l'azione. Ma vedo che hai messo tutto sotto controllo. Un famoso cercatore nel mezzo del niente. Come mai? Vuoi sapere come si potrebbe scambiare una vita da cercatore per questa da stolto ubriaco? La luce negli occhi di Anoriel si spegne, come se qualcuno avesse spento una candela. Prova a perdere tutti i tuoi amici a causa di un bastardo e poi capirai. Sono stata l'unica a tornare dall'ultima campagna degli intrepidi. Sei. Ah, degli intrepidi sei. Ah, ecco, erano gli intrepidi sei. E lei è l'unica che è tornata viva. E tutto ciò che resta di me non è degno di un vero cercatore. Anoriel rimane in silenzio a lungo, come se si stesse chiedendo se fosse il caso di riaprire una vecchia ferita. Ecco la storia. Il nostro leader Vermelt era il migliore di noi, saggio, coraggioso, amichevole con tutti. Adivion Hadesand, proprio uno di quegli amici, gli mandò una lettera inquietante. Si era imbattuto in appunti che menzionavano alcuni libri antichi sull'arte della negromanzia. Segreti come quelli è meglio lasciarli nascosti per sempre. Fidati di me, ho visto che tipo di potere può scatenare. Punto. Ho visto che tipo di potere può scatenare. L'elfo si morde il labbro. Per farla breve, ecco, ok, ottimo. Questi volumi erano presumibilmente nascosti nelle catacombe di Gallowspire. Decidemmo che i libri dovevano essere recuperati e tenuti al sicuro dalla società dei cercatori. Che abbiamo detto che è un'organizzazione che possiede basi in tutto il mondo, ma ha sede ad Absalon, la città più grande del mondo. Okay. I membri sono per lo più esploratori, avventurieri che viaggiano attraverso tutto Golarion, solitamente in maniera poco appariscente, che sperimentano, approfondiscono ed esplorano le parti altrimenti meno viste del mondo. I vari esploratori inviano resoconti che documentano i loro viaggi al loro capitano di ventura, che assegna loro nuove missioni e suggerisce nuovi punti, nuovi posti da esplorare. I più emozionanti e illuminanti di questi resoconti sono raccolti nelle Cronache dei Cercatori, una serie continua di libri che raccoglie la storia e i misteri di Golario, diffusi tra i membri della società. Ok. Allora, ci venimmo in una taverna, discutemmo della spedizione e poi ci avviammo a Ustalav. Era una missione normale, rapida, senza grossi ostacoli. Hanorio sorride amaramente, ma tutto si è rivelato molto più complicato. Siamo riusciti a malapena a superare la foresta di Witchgate. Tutti quei terribili alberi viventi, druidi non morti, loro archi d'ossa. Un miracolo esserne usciti vivi. Avevamo scelto di sostare a Renchurch, era segnato sulla mappa di Vermelt come un rifugio abbastanza sicuro per fermarci a leccare le ferite, come vorrei fosse stato vero. Vermelt fu il primo a morire, fu attaccato da uno dei mostri che si nascondeva nelle scuderie, fu sollevato come una piuma e scaraventato in un vecchio pozzo. Il suo grido echeggiò a lungo e non sentì il suono del suo atterraggio. Anoriel, Onoriel, bah. Fa una pausa e si allontana nascondendo gli occhi. Basta, non avrei dovuto prendere questo argomento. Chi sono io per suscitare la commiserazione degli altri con tutte le mie chiacchiere? Però è meglio dimenticarsene. Forse ti dirò di più un'altra volta, ma non oggi. Che ci fai qui?
Resto seduta in attesa di avventurieri che abbiano bisogno d'aiuto. Potrei poltrire sul retro della taverna, ma ad Absalom ho molti amici desiderosi di raganellare qualche moneta. Hanno cuori coraggiosi e tasche sempre vuote. Un po' d'oro sarebbe una gradita novità. Basta inviargli un messaggio e verranno ad Absalom attraverso un portale. Che sei interessato, dammi solo un segno e organizzeremo subito il loro arrivo. Ok. Ah, inoltre posso convocare i tutor della società dei cercatori che possono riqualificare te e i tuoi compagni. Sono disposti a farlo gratuitamente le prime 3 volte in cui richiedi i loro servizi. Successivamente il prezzo per la riqualificazione aumenterà gradualmente. Questo è il loro modo di fare affari con tutti i nuovi clienti. Ah, ecco. Cosa sarà questa riqualificazione? Sarà il fatto di poter riassegnare abilità e cose varie? Bah. Allora, qui potremmo scegliere tra chiedere di unirsi a noi e mi servono combattenti leali ed esperti. Intanto chiediamole di unirsi o no. Ah, no, ho già abbastanza cose da fare, faresti meglio a cavartela da solo. Mi servono combattenti leali esperti o amici che rispondono al profilo. Costano 2000 pezzi d'oro. Non ho abbastanza soldi in questo momento. Come mai si è chiamata Fulmisguardo? Una volta, molto tempo fa, potevo individuare un nemico e inchiodarlo al muro prima che potesse anche solo pensare di attaccarmi. Alcuni dissero che aveva uno sguardo e un riflesso fulmineo. Di quel periodo sembra essere sopravvissuto solo il soprannome. Anoriel allunga il braccio in avanti e il suo palmo trema notevolmente. Ho bevuto così tanto ultimamente che dubito di poter sfoggiare ancora le mie qualità. Va bene ragazza, va bene, ho capito, ho capito. Penso devo andare. Quando avrò i soldi, tu con noi non ci vieni. Quando avremo i soldi, proviamo a parlare con Svetlana. Cosa volevi chiedere? Buongiorno, buona giornata. Spero tu ti senta bene dopo questa battaglia. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per quello che hai fatto. Non voglio sprecare il tuo tempo, ma se al momento avrei una richiesta. Cosa volevi chiedermi? Si tratta di una richiesta personale, e non so se sia giusto approfittare del tuo tempo, ti comprenderò se non potrai accettare, ma la prima volta che gli scagnozzi del signor Cervo sono venuti qui a prendere i soldi, hanno sottratto anche la mia fede nuziale, me l'hanno sfilata dalla mano. È solo un anellino, a dire il vero, ma significava tanto per me. Ricordo ogni istante di quel giorno in cui Ole, con quel gioiellino in mano, venne a chiedermi di sposarlo. Va bene. Ok. È un caro ricordo. Se ti capita di trovare il mio anello fra i possedimenti dei banditi, per favore riportamelo. È facile da riconoscere perché c'è il mio nome inciso all'interno. Ah, e c'è anche un'altra cosa, fra i banditi c'è una donna dei capelli scuri che brandisce due asce, non combatte male, anzi, in effetti, può essere estremamente pericolosa e crudele, ma per piacere, se ti sarà possibile, risparmiala. Beh, sarò felice di aiutarti, Svetlana. Ti sono grata per il tuo aiuto. Non ho capito perché dovremmo risparmiare quella tipa, non glielo possiamo chiedere. Parlami di te. È stata un'idea di Oleg, ma io l'ho supportato. Ci eravamo resi conto di quanto fosse pericoloso qui. Arresto, tutti rispettano i signori della spada. Ecco chi vuole. Ok? E tutti sono abituati a fare affidamento su di loro. Anche solo citare Lady Yamandi potrebbe essere sufficiente a respingere un delinquente o evitare seccature di altro tipo. Potrebbe funzionare anche in posti come questi, ma non con gli uomini del signore Cervo. Va bene, direi, devo andare, addio. Recupera l'anello nuziale di Svetlana dai banditi e riportaglielo. Direi che qua non c'è più niente da fare con Lindsay.
Allora, intanto io direi che possiamo... Questo cos'è? Ah, qui c'è del bottino, lo possiamo raccogliere? Raccogliamolo. È roba da mangiare che ci tornerà utile quando ci accampiamo all'esterno. Qui abbiamo Bokken, abbiamo Oleg, abbiamo Harim. Chi ci manca? Ci manca la Sbabbara. Dove è finita la Sbabbara? Allora, andiamo a parlare con Oleg, vediamo un po' se riusciamo a vendergli un po' di cianfrusaglie. Ok, tutte cose che abbiamo. Ok, nuovo giorno, nuovi problemi. Visto la nebbia, non avevo mai visto nulla di simile. Sulla strada per resto sembra quasi qualcuno abbia versato del latte e abbia lasciato in sospensione. Se ci finisci in mezzo non riesci a vedere un tubo nemmeno con la torcia, sembra quasi una stregoneria, scommetto c'è lo zampino del signore Cervo, eccetera, eccetera. Mostrami le tue merci, Oleg. Ok, allora, io ti devo vendere tutte queste ciarabattole. Tutti questi gioielli, statuetta d'oro, ma a me non sembra una statuetta d'oro questa comunque. Contenti loro. Queste sono patate, ce le teniamo. Randello, armatura di cuoio, spada corta, armatura di cuoio. Ok. Vendiamo pure tutto. Queste cose qui le teniamo. Ah, anche questi le possiamo vendere. Va bene. 3 di 3. Come sposta? Aspetta, io faccio così, forse faccio prima. Ah, giusto. La corda ce la teniamo. Insieme ai kit di sopravvivenza. L'almanacco gastronomico ci servirà tutte le volte per fare qualcosa da mangiare, boh. Va bene, io direi, intanto vendiamogli questa roba. Ah, vedi, loro fanno sempre parte della nostra banda, eh. Allora, sarebbe magari da poi. Ora, abbiamo la bellezza di 1480. Le armi perfette costano 400. Noi potremmo comprare la bellezza di 3 armi perfette. Ecco, perché non mi fai vedere? Aspetta, se noi andiamo a discutere col tipo. Ok, lei ha, insomma, essendo possente, spada colossale, ha un potenziamento più 1. Ok, noi dobbiamo comprarci una spada lunga. Allora, una spada lunga perfetta che ha dovrebbe avere, essendo perfetta, un più 1 di danno, che non è poco. Spada da duellante perfetta, ma non possiamo adoperarla perché ci vuole la competenza, essendo un'arma esotica, eccetera, eccetera. Però la spada lunga perfetta, sì, spadone a 2 mani, ma a noi ci piace viaggiare a una mano. Io prenderei, la comprerei questa, ma compriamola, ma sì, perfetto. Concludiamo. Ok.
e usciamo, andiamo nell'inventario. Quattordici danno quando è equipaggiato. Allora, vediamo un po', volontà più 1, attacco più 6, se invece mettiamo questa, attacco più 7, esatto, ci dà un più 1 all'attacco, perfetto, perfetto. Lei ha una balestra leggera normale e io darei a lei, anche a lei, una balestra. Quindi andiamo di nuovo a parlare con Oleg, mostrami le tue merci, intanto ti vendo questa spada, che vabbè, 4 monete ce le dai, e prendo una balestra leggera, perfetta per la piccoletta. Fammi un po' vedere, allora, balestra leggera, perfetta, e la prendo, sì sì sì, ok. Ok, e concludo. Perfetto, poi usciamo. E adesso noi ce l'abbiamo nell'inventario. Ah, ecco, possiamo andare direttamente su di lei. Qui abbiamo attacco più 6, ma con la balestra leggera perfetta abbiamo attacco più 7. Perfetto. Lei ha già il suo spadone. Lui ha un mazzafrusto normalissimo. Andiamo ancora una volta a parlare con il ragazzo qua, mostrami le tue merci, vediamo se abbiamo qualcosa del genere. Il mazzafrusto perfetto, 1 di 4 mazzafrusto, non è una mazza pesante, 1 di 2 6 libbre. Lui si trova bene con mazzafrusto, gli prendiamo mazzafrusto. Mazzafrusto perfetto, la balestra leggera la mettiamo qua, concludiamo, 9, no, la balestra non perfetta ma normale, 9 monete, concludiamo, perfetto, usciamo, mazzafrusto perfetto, abbiamo attacco più 3 solo, ora abbiamo attacco più 4, e questo lo possiamo vendere. Siamo rimasti con 293 monete, che non ci frega nulla. Andiamo qua dal ragazzo, mostrami le tue merci, ti vendo il mazzafrusto semplice per 2 monete, vabbè, che ci vuoi fare, quello è. Oh, bene, quindi adesso che possiamo fare? Dunque, se noi andiamo via di qua, ecco qua la nebbia nebbiosa. Allora, l'uscita qua dov'è? Potremmo uscire dalla mappa, immagino. Immagino che nel momento in cui usciamo dalla mappa, fammi vedere, raccogliamo tutto, ah, mi ha fatto raccogliere tutta la roba che avevo magari anche lasciato, accettiamoli tutti, abbiamo solo loro, aspetta, perché se lui aspetta, mostrami le tue merci, ho detto mostrami le tue merci, perché abbiamo la mazza pesante e il libro, non so neanche io se venderlo, boh. Sono 2 libri, ah, oh. E 15 monete, tanto abbiamo capito che i fuochi fauti hanno gli attacchi elettrici, i lupi mannari ci va l'argento, che noi non abbiamo.
Ma va bene, quindi, ma direi che sono cose che già si sanno normalmente, potremmo venderlo. Mi rimane il dubbio sull'almanacco gastronomico. Ma direi che possiamo venderlo. Dai. Ci teniamo la corda e tutte le cibarie. Concludiamo. Ok, e siamo pronti per partire. Siamo al massimo della forma. Io mi sono scordato l'altra volta di provare ad usare con Linzi No l'evoca stopping now. mostri. Accettiamo tutti. No, gruppo attuale, va bene, accetta. Ah, qui parla di Amiri, schietta un po' rozza. Il suo cuore non conosce ostacoli, non vorrei nessun altro al mio fianco in battaglia. Modesta muante, la sbabbara. Allora, possiamo tornare indietro. Perché dovremmo tornare indietro? Qui, dunque, noi non abbiamo la più pallida idea di dove andare, in effetti, però sappiamo che qua cosa c'è? Guado Spina è un guado. Allora, abbiamo la massima libertà di movimento. Bella mappa, peraltro. Enorme. Mappa enorme. Ammazzate. Splendido, splendida mappa. Splendida mappa. E qui però ci fa vedere, ci dà un'indicazione su dove viaggiare. Giù di qua. Ok, io direi, abbiamo sgominato per il momento la minaccia dei banditi all'avamposto commerciale. L'abbiamo liberato, ne abbiamo fatto una nostra base sicura, mi pare di capire, e direi che da qui in poi possiamo andare in giro ad esplorare la mappa, cercando quei banditi. E nel frattempo facendo razzia, cioè accumulando un po' di bottino da venire a rivendere qua ad Oleg, e magari chissà, con un po' di fortuna trovare qualche altro compagno valido che si unisca a noi. E quindi aumentando la, per così dire, potenza di fuoco del nostro gruppo di avventurieri. Tutto questo lo vedremo però in un prossimo episodio. Per questo e per oggi è tutto. Io sono Maldestra, vi saluto e vi ringrazio per essere rimasti con me. Alla prossima!